Io Bioshock non ho visto veramente mai niente. Cioè, io appunto so quelle cose tipo le bambine, Big Daddy, quei cosi con le trivelle. E per il resto, boh, sapevo che era sta città sommersa. Vabbè, andiamo su nuova partita. Nel mezzo dell'Oceano Atlantico, 1960. Madonna. Quando mamma e papà mi misero su un aereo per andare a trovare mio cugino in Inghilterra. Ma è doppiato! Figliolo, tu sei speciale. Sei nato per fare grandi cose. Sapete una cosa? Avevano ragione. Deduco che l'aereo è caduto. Noi siamo come la Fletcher. Quando arriviamo in un luogo, la gente si deve grattare le palle perché sennò muore. Per adesso è un cazzo. Però che figata. Vorrei rivedermelo l'originale. 2007. Ah, ok, la remaster del 2016. Nessuna divinità o re, soltanto l'uomo. Dove lo hai letto? Guardi le robe e ti dà la traduzione. Non so cosa ho guardato, però detta. Ma che fico esteticamente. Ma che bello. Io col cazzo che ci entro qua. Raga, ma è horror sto gioco? Harlock, tu non mi hai fregato e mi stai facendo giocare un horror, spero. No? Ok. Perché mi sta mettendo quell'ansietta sul culo che voi non avete idea. Salve. Giustamente, sono quegli anni. Madonna, mi aspettavo un jam. Madonna. Un artista non debba temere la censura. Dove lo scienziato non sia limitato. Ma che cazzo senti? Ma che figo! Oh, che cos'è quello? Un Big Daddy? No, perché non ha una trivella. È tipo un riparatore, un meccanico. Ah, ci hanno già rintracciato. Una batisfera. Ah, tra l'altro è doppiato da Nathan Drake. Oh, ma ci stanno persone, quindi. Ciao! Che cazzo c'è? La mia pistola. Tu non mi vedi. Ma che cazzo sei? Ricombinante femmina. No? No, no, non c'è nessuno. Oh. Ah, tu mi raccomando, stai fermo mentre Satana vuole entrare dal soffitto. Epilessia, chiudete gli occhi. Raccogli quella radio a onde corte per cortesia. Ma fottiti, Atlas. Neanche lontanamente. Non so come tu sia scampato a quell'incidente aereo. Bucio de culo. Ma perché i sottotitoli sono sfocati? Fa un bel respiro ed esci dalla batisfera. Ma che cazzo dici? Ma fottiti! Va fuori dal nascondiglio. Ma rimanesse là! Madonna, ma che bello! Che è fatta tipo al contrario, perché se stai sott'acqua... Cos'era quel rumore? Se stai sott'acqua... È differente. Vita chamber. Camera della vita. Io mi sto cagando in mano. Datemi un'arma. Ryan non ci possiede. Falla finita. Facci risalire. Ah, se ne volevano andare da Rapture. Chissà che cazzo di puttanaia che è successo. Vi farò a pezzi. Posso leggere il cartello? Attenzione, era impossibile usare la batisfera. Ah, quindi praticamente fine. Cioè, siamo intrappolati qua dentro pure noi. Porco Dio. Porca madonna. Io muoio. Sono troppo prevenuto. Mi ha fatto prendere un colpo. Ho saltato. Ho fatto tutto. Salve. Ricombinanti tra l'altro. Sarà tipo gente che ha usato sto IV per trasformasse. Che bello però che è doppiato in italiano. Chiave inglese. Ho capito. Mori. Kit IV. Kit. Ah minchia. Ma quindi è fatto proprio che devi fare cazzottoni grevi. Perché ti danno i kit medici così a random. Cioè fatto che devi fare un sacco di scambi di colpi. Patatine. Incrementa. Che vuol dire incrementano la salute? Ma figata. Ma quindi è anche esplorativo. Ok, allora guardiamo dentro a ogni buco ragazzi. Open plasmid. Ma che bello. Ma poi che cura per i dettagli. Ah.
figa. Il tuo codice genetico sta per essere riscritto. Non muoverti e tutto andrà bene. Stai fermo, mi raccomando. Vuoto alla finestra. Ma infatti il protagonista nostro chi cazzo è? Cioè, nel senso, non ho neanche compreso come si chiama in realtà. Crollato da un aereo, è salito su un faro, si è infilato in una roba che è andata a 1000 chilometri sotto l'acqua e si è infilato pure una siringa in braccio, così random. C'ha tipo sto tatuaggio con sta catena sul polso. No, perché c'è un gatto morto così? Ti riporto in vita io. Ma fotti di due il doppio attacco. Sto coso si è glitchato, mi ha fatto pian colpo. Ah, ok. Puoi ucciderlo istantaneamente se lo stanni, figata. Che belli gli effetti. Creatività, autonomia, commercio, autorità. Fottiti. Libertà, individualismo. Questa praticamente era una città ultra mega utopica dove tu potevi essere quello che cazzo volevi essere. Spoiler, qualcuno ha fatto troppo il voler essere quello che vuole essere ed è successo un patatrack della Madonna. Figata, ci stanno anche interazioni ambientali. Ma che bello, quindi vuol dire che questa cosa ce la possono anche fare. Oddio, che sta succedendo? Cioè, tipo, a un certo punto si sono trasformati tutti de botto? Una roba del genere? Cos'è questo? È vodka! Il fumo ha ridotto la salute, ma in che... Ah, ma che figata in realtà sta cosa! Cioè, sarebbero tipo i vizi. Per riprenderti del LIV, ti fumi la sigaretta che ti fa male alla salute, però te sei ripiato LIV. Ti bevi l'alcol e ti riprendi la salute, ma ti diminuisce quell'altro. Figata! Ho fumato delle sigarette per sbaglio, disse il bambino di 14 anni. Te lo prometto. Mi piace come proprio... Affanculo, puttana! Che adesso sto andando così lento? Cioè, prima andavo molto... Oh, calmi tutti. Kit medico. Devo stare attento a quello che utilizzo, perché se spammietti, magari ti fumi 10 pacchetti di sigarette e muori di cancro ai polmoni. Il bagno delle donne o il bagno di uomini? Madonna, sta cosa quanto Fallout! Vabbè che in realtà mi pare che il fa... No, no, aspettate. Il cesso a pagamento? Ma è una cosa che esiste anche da noi? Cioè che devi mettere la monetina per aprire? O sono veramente ragazzo di campagna che non conosce? Esistono i bagni così? Cioè se io devo cagare, praticamente mi sta uscendo veramente lo tsunami dal culo? Devo mettere pure 2 euro. Madonna, sono proprio veramente... È proprio come sapete negli anime, il ragazzo della campagna che va a Tokyo. Ah ragazzi, che cazzo sta a fa'? Con qua la siringa. Ah, perché se meniamo le bambine ci spacca il Big Daddy. Quindi lui ci ha detto abbassa l'arma, stronzo. Sì, è una bambina quella là sotto. Non fatti fregare. Ora è una sorellina. L'ho preso e trasformato la dolce ragazzina in un mostro. Qualunque cosa tu abbia imparato in superficie su ciò che è giusto e sbagliato, beh, non ha valore qua giù a Rapture. Quelle sorelline trasportano l'anima. Il materiale genetico che olia gli ingranaggi di Rapture. Tutti lo vogliono, tutti ne hanno bisogno. Cioè, queste hanno l'Adam, che è tipo un materiale che serviva per fare dei potenziamenti belli, fighi. Teatro Luci della Ribalta. Però madonna quanto mi piace l'architettura, che figata. Perché stiamo andando da Satana? Ciao! Oh,
bello poi tutto vestito da palombaro. Ma che bello. Vabbè, ma se io non tocco la ragazzina, lui non mi fa niente, no? Paradossalmente. Però perché lo stava estraendo da questo tizio? L'Adam? Perché è una cosa che si va a sviluppare all'interno dei mutanti? Ah, erano riusciti a uccidere un Big Daddy. Che poi che cazzo di nome Big Daddy? E che droppi? Un kit di $33. Perché se questi sono tipo il Nemesis di Resident Evil che ti dà drop fighi, dai, dai. Vabbè, c'è sta un bagno ogni mezzo metro. Giustamente, se poi andrà al cesso devi pagare 2 euro, fai i soldi veri. Ah, tra l'altro, quelli non a pagamento devi pisciare con tutti che ti guardano. Ah no, robot sicurezza fuori uso. Che vuol dire aggira? Vabbè, un minigame del cacchio. Cioè, perché me lo metti segreto? Tanto ho un numero limitato di cose? No, cioè io posso fare questa cosa. Ah, perché va avanti da solo, piano piano. Non si possono girare i pezzi, deduco. Poi col destro posso farlo partire. Madonna. Perché ho toccato il destro per sbaglio per girarlo. È partito in quarta. Guardalo come va. Bunny, che cazzo sta succedendo? Se sparano tutti, è America. Ma che cazzo. Puttana, quanto mi piace il sistema di combattimento però. Che figata. Che è? Madonna, ma gli hanno dato il rumore delle zanzare. Che fastidio. Tutto potevano mettergli. Ma fa proprio il rumore delle mosche. Vabbè, insomma, aveva creato una cosa bella, compreso l'Adam. E ovviamente la gente ne ha abusato per fare il puttanaio. Hanno fatto troppi puttanagli ed è esploso tutto. Sì, che questa è proprio cosa utopica, dove ognuno può letteralmente fare il cazzo che vuole. Anarchia pura. Però... Caputo. Disattivati. Dio madonna che fastidio. Però giustamente succede il caos poi. Posso aggirarlo. Nuovi oggetti disponibili e prezzi ridotti. Che vuol dire acquista $10? Ah, c'è poi Pay to win. Ma porca puttana. Va bene, vabbè, figo, eh. Questa in realtà è sempre la cosa. Se c'hai i soldi puoi fare tutto. Non me l'aspettavo così veloce nel gameplay però, eh. Cioè me l'aspettavo molto molto più una rottura di maronghi. Invece veramente regge botta tantissimo. Non so quello del 2007, ma questo è molto giocoso. È buona. Caputtana. Salve. Ad affanculo. A boy all do no harm. No, aspetta, che cazzo vuol dire questa parola? Above. A boy. A boie. Infatti ero confuso. Oh, madonna. Stai fermo. No, sono morto. Sono vivo. Bunny. Ma che cazzo. Ok, sì, questa era tipo la clinica de bellezza. Infatti stavo riguardando anche qui. Questo vende i proiettili. Se oggigiorno ci fosse un vendo che ti fa ai caramba, hico de puta pop pop, alla fine non veramente non esce neanche dai negozi il gioco, neanche in realtà da chi lo programma. Un altro coso. Se si potesse fare. Come fai a sentirti i codex se comunque giro e esplode tutto? Che cazzo, signora, cosa tocca? Guardalo come scappa, ma che figata! Ma perché gli ami che è così stupida, eh? Tu sei un bombarolo de merda. Ah, perché è corazzato? E non ce l'ho i proiettili perforanti. E ce n'ho uno. It only takes one bullet. Oh, ma già così. Incenerimento, nuovo plasmide. Fai bruciare i nemici a 1000 gradi. Attento agli incendi però. E ho capito. Ah, perché quella per terra era benzina. Io mi do fuoco. Ma che bella l'effetto sulla mano, tutto incenerito con le vene che pulsano di fuoco. Ma col cazzo. Ma che figata però The Mood queste cose. Sono belle. Ma sono meglio degli horror. Ah, perché è sparito. Ok, era quella la cosa. Ma tra l'altro scusa, ma un altro potenziamento. Esperto di sicurezza. Diventano più abili ad aggirare e usare le macchine. Vengono equipaggiati separatamente rispetto. Minchia, questa cosa quanto continua a dirla di sonore. Questi sono essenzialmente i talismani d'osso. Riduce la difficoltà quando aggiri torrette, cazzi e mazzi vari. Se mi giro e ce l'ho in faccia. Ah no, ok. Guarda.
Guarda, è pure sbucata già la bara, figlio di puttana. Dove cazzo è uscito dal frigo? Mi sono sentito molto Mustang. A combo. Minchia, il mood è bellissimo. Ti mette un mood sulle spalle sto gioco che sto adorando. Grimaldello elettronico 2. Patatine. La birra non me la prendo che... ho capito! Oh! Madonna, sei mai sta a giocare a Garry's Mod che qualsiasi roba tocchi esplode. Dio, madonna. Ho capito un attimo. È bella la fisica, ma non spammata ovunque. Vai, pallettoni. Oh! Porca madonna. Perdonate la bestemmia. Mi è uscita dal cuore. Pezzi di merda. Era una trappola. Perché? Ma ho capito. E piangi quanto vuoi, brutta vacca. Mi hai fatto pieno infarto. Signorina. Madonna. Ah, ma che figata, perché sono così brutti. Perché il tizio magari è impazzito e l'ha resi così brutti. È quella la roba? Telecinesi. Ma vaffanculo, mi stavo a mettere a fare la chiave inglese. Era per il tutorial. Raccogli oggetti con la forza della mente. Cos'altro vuoi sapere? Tieni premuto per prendere al volo granate o palle da tennis. Parallelismo incredibile. Ma che figa sta cosa. Ecco perché c'è tutta questa fisica, perché tu puoi usare ogni oggetto. Ma che ficata. Però per esempio là ci sono dei soldi. Ma che bello. Ah, ecco come prendo l'oggetto dietro la porta, con la telecinesi. Ma io quanto adoro ste robe di gameplay, sono veramente fighe. E questa in realtà sarà utile pure per i segreti, perché se ci stanno i segreti in giro è finita. Penso che questo sia per adesso il mio potere. Il mio potere preferito. Ma che figata. Questa è una figata. Però di qua ci siamo entrati. Forse qua dentro ci stanno le... Che cazzo era? Era passato Rocco Siffredi per un attimo in faccia? Oh, un altro. Ah, che rapido. Vabbè, aumenta il tempo che ci abbiamo. E lo mettiamo qua. Porca la ma... Raga, ma mi si è fermato il cuore. Ma vaffanculo. Dato, mi aiuta, quant'è che non salvo? Ma poi panic shot. Ma tu sei coglione, zio. Ma secondo te tu vedi un tizio armato? Sì, sì, fammi dimettere alle spalle. Ma che cazzo. Pezzo di merda, è torta alla crema, te la pianto in culo la torta alla crema, ma sei scemo. L'Adam è la tela della modificazione genetica, ma i plasmidi sono i colori. Vabbè, ok, sti cosi sì, sicuramente deriveranno dall'Adam, perché se l'Adam può modificarti il corpo, immagino che ti possa dare anche dei sorta di superpoteri. Non ti alzare perché ti sfucilo le gambe. Che c'hai? Guarda che è tutta sfigurata, povera. Okay. C'avevo paura che faceva tipo Lady Maria che mi tirava. Simmetria. È tempo che si faccia qualcosa sulla simmetria. Spero che non sia lei il frutto, perché l'ho appena sfigurata. Se c'era la simmetria, gli è partita mezza faccia per terra. Le! Io mi immagino sto protagonista che si lancia. Sapete quando Aldo negli sketch si lancia lunghissimo? Vieni qua, bambina. Bambina. Wendy. Stalle lontano, o il prossimo a essere colpito sarai tu. Calma, dottoressa, sto solo cercando un po' di Adam, il minimo indispensabile. Non gli permetterò di fare del male alle mie bimbe. Tranquillo, amico, quella non è una bambina, non più almeno. Merito della dottoressa Tenenbaum. Bitte, non farle male. Una bella predica dal mostro che si è inventato per primo quelle creature. Hai preso delle belle bambine e le hai trasformate in mostri, vero? Fammi sentire, ragazzo. Non sopravviverai senza l'Adam che quelle cose trasformano. Sei pronto per barattare la tua vita, quella di mia moglie e mio figlio, per i piccoli Frankenstein della Tenenbaum? C'è un altro modo. Usa questo. Liberale da tua mente. Abbi fiducia in me. Che devo fare con la bambina? O ammazzarla o liberarla? Sh-
scegli se salvare la sorellina o prosciugarla. Se la prosciughi otterrai il massimo di Adam da utilizzare per i plasmidi, ma lei non sopravviverà nel processo. Se la salvi otterrai meno Adam, ma la Tenenbaum, ma come cazzo ti chiami? Ti ha promesso che ne varrà la pena. Bella sta animazione però. Prosciugo o salva? Le mie retine. Grazie signore, grazie. Ci avevo preso, entrano in quei cosi. Ma che figata. C'è un'altra sorellina più alta. Per ottenere Adam da lei prima dovrei affrontare il suo Big Daddy. Ma che figata. Oh, sentila come si preoccupa per lui. Fagli male, pezza di merda, sentila. Che cazzo era? Madonna, che figata. Che figata sta cosa. Ah, perché giustamente è corazzato come la merda, non ci ho pensato. Oh, dai, si preoccupa. Vabbè, la salviamo pure lei. Ah, perché quello è noi che assorbiamo l'Adam. Grazie. Grazie per avermi aiutata. Lei ha usato proprio il microfono dei cinesi. Ma brutalmente, è una roba incredibile. Vuole il mio culo. Ma più che altro c'ha sti scatti veramente. Neanche All Might The My Hero Academia. Cioè, te piotta in bocca. Fortissima. Cioè, veramente plus ultra di cazzotto. Poi che si distorce tutta la fotocamera per farti capire che ti ha tirato un cazzotto della Madonna, no? Vabbè, ho capito. Big Daddy così, come se ci fosse domani. Però questo è più sulla distance. Questo ti spara. Posso... No, dai, perché no? È una spara chiodi. Che lui ripara giustamente anche. Vabbè, ma ce ne stanno tante di queste bambine, quindi. E fatte salva non cagare la Wallera. Che cazzarola. Che cazzo ho preso? Ma un tavolino. Ho staccato un asse gigante da qualche parte. Vai lì, chiusi Ikea. Tavolino sui denti, fortissimo. Voglio prendere quello, Dio Cristo. Le sigarette. No, cazzo, stavo per morire di cancro, ragazzi. Che cos'è questo? Lancia granate. Che cos'è? Non si sa. No, ehi, aspetta. A lei, puttana. Sorellina, dai a casa. Tra l'altro, rivedendo la scorsa live, non mi sono accorto che uno davanti a sti cosi in cui siamo passati ci stava una sorellina che faceva capocello. Non ci ho fatto per niente caso. Io perché pensavo rimanessero in zona vita. Madonna, non puoi stare un attimo tranquillo in sto gioco. Ci deve essere sempre qualcuno che vi spara di dietro al culo. È incredibile. Sempre qualcuno che ti spara dietro. Chi è? Chi è che caca la Wallera? Sì, ci rigiochiamo tutti, Emperor. Tutti quanti li alterneremo. Come si chiama? Non mi posso distrarre un attimo. Li alterneremo a Dead Space. Tu sia maledetto in questa città. Io sia maledetto. Ma vattene a fanculo. Avete messo i lanciagranate. Dio madonna. Catta foto ai nemici con la macchina fotografica per effettuare una ricerca su di essi. A ciascun tipo di nemico corrispondono bonus di ricerca specifici. Prova a scattare una foto del ricombinante dall'altra parte della finestra, tenendolo vicino al centro dell'inquadratura. Ricombinante ragno progresso di ricerca più. No, livello di ricerca. Bonus di ricerca ricombinante ragno più aumenta. Esaminandoli tutti prenderò dei bonus. Cioè questi adesso gli faccio più danni. Ma che figata. E ti dice inoltre che sono vulnerabili ai proiettili anti-uomo. Però come si prende la fotocamera in mano? Ah, c'è proprio un'equip. E se gliene faccio un'altra? Mi dice, cazzi tua. Ma perché c'ho dei mancamenti? Cheese? Hello? E se faccio la foto al cadavere? Funziona! Necrofilia, no. Aumento del danno. Sono vulnerabili ai proiettili anti-uomo. Quindi, spoiler, tutti gli uomini, tutte le persone, insomma, umanoidi, sono deboli agli anti-uomo. Qualcun altro che si vuole far fare una fotina? Ma scusate, ma ogni plasmide c'ha la cosa unica, quindi. Ma che figata, cazzo. Questo c'ha tutti gli spuntoni che gli escono dalle mani. Ma che belli tutti sti plasmidi. Ma poi una libertà di approccio di gameplay incredibile, ragazzi. Cioè questa uno non ci pensa. Ma voi immaginatevi nel 2006. Tu che non è che dici, cioè adesso hai sbloccato il primo power up, poi il secondo, poi il terzo. No, tu vai letteralmente al negozio, dici, bro, qual è quello che ti ispira di più, e compri. È una figata assurda come roba questa, eh. Non è per niente da sottovalutare. Vabbè che poi so io quello che se l'è giocato mo nel 2023. Ma dettagli. Cheese. Aspetti, guarda che foto
nicotina. Diventato Doom, però. Dei paparazzi. Nuovo tonico Oh. Che cazzo stai a di? Cioè, facendo le foto, letteralmente lo scan sblocchi anche questa roba. Che cosa cazzo stai a di? Voi mettetevi nei panni degli avversari che vengono congelati e si vedono sta persona che gli fa una foto. Tutto bene? Mani in alto, culo in basso. Ma che tra l'altro sono tipo l'anticristo. Che figata, perché vanno sul tetto. Non ci ho pensato a sto dualismo del loro sul tetto che pregano Dio. Mi piace come è partita la musica con l'esplosione. Ah beh, è vero, non ci avevo pensato pure a quella cosa. Ecco perché è così pieno di bibbie. Perché giustamente questo è un luogo dove non c'è spazio per quella roba lì. Vero, vero. Questo è molto fico. È libero. Oh madonna, ma che belli. Adesso vi uccido. Ok. Pure io sono pronta, ragazzina. Oh, devo fare la foto al Big Daddy. Prego, prego. Vadi, vadi, vadi. Vadi che adesso le ammazzo il papà. Credo di aver fatto una foto a un'esplosione atomica. Questa, ragazzi, è una foto di Fukushima da un fotografo di allora. E io ho fatto B, grazie al cazzo. Mi hai fatto esplodere i denti. No! Dove sei? Ma esplodi. No. Oh, vedi questo? Madonna, mi state fa venire la voglia di ammazzarvi. E voi non avete idea. Ma che cazzo può fare? Madonna. Ma posso fargli una foto pure così? Senta, Cheese. Aspetti, no. Dai, oh, stai calmo. Si facci fare una foto, madonna. Nessuno entra in casa mia armato. Metti le tue armi nel tubo pneumatico e ti farò entrare. Sì, proprio stiamo a fa essere coglioni 101, mi stai a dire, Come fa se inculà? Questo è il tutorial, ragazzi. Sì, ho capito, ma io ho messo le mie armi, domanda. Non è molto furbo. Ma domanda, visto che questo pure è ghiaccio, se io faccio questo, c'è dentro qualche drop unico? C'è dentro un grande drop unico. Questo è un grimaldello, Vabbè, c'è una tizia che mi sta per sgozzare perché la sento canticchiare. Salve, chicco de putta. Il Vietnam, ti capisci un cazzo? Fotina. Madonna, questa è venuta benissimo. Con tutto il flash in faccia. Sì, peccato che le facciamo gialle. No, telecamera, no, telecamera. Ah, ok, quindi io potevo anche piottare qua e riprendermi le mie armi. No, vedi, c'è R per cercare ancora. Ok, io posso usare su ogni roba un reroll per avere il culo. Cioè, io posso fare cerca ancora. Quindi se è vuoto qualcosa, dovrei avere, tecnicamente, la chance di trovare qualcos'altro. Tipo, io al posto di $2, ho trovato $3. Immaginate che voi vedete una banconota per terra, la sfregate e diventa magari del doppio. Stazione potenziamento arma. Aumenta danno del fucile. E ti fa vedere il cambiamento che c'è stato sopra. C'è anche il cambiamento estetico. Madonna, ma che cura per i dettagli comunque. Poi facessero un rumore. Zium! Non so se ha avuto effetto. Credo di sì. Salve, perfetti. Non so perché ogni volta che sento Fontaine mi immagino tipo il coso per i capelli, tipo la Pantene. Non mi chiedete. Ma io non posso scegliere di prendere soltanto una cosa. Cioè, nel senso, se io adesso prendo, lui si fuma un pacchetto di sigarette e poi si fa una striscia di caffè. Scusate, ma è buggata la fisica o sta gigolando perché deve gigolare che c'è sta qualcosa dentro? Indovina un po', Fotina. Non ho letto, affanculo. Madonna, che bello lo shooting di sto gioco, cazzarolo. Ho bevuto dell'alcol a caso. Smettila di guardarmi. Porca puttana, ma che cazzo. Matto. Sì, sì, aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, brutta putta. Ok, ho capito, devo stare attento ai soffitti. Ho visto, c'è qualcuno lì. Allo? Oh, questo è un plasmide nuovo, si teletrasporta. Tanto lo so che a un certo punto me lo trovo dietro, caccio una madonna fortissimissima. Lo sapevo. Kerosene, spero che non te lo mangi il kerosene. Perché se ci sta anche la situazione crafting, tanta roba.
Sì, zio, hai un HP, muori però. Ricombinante Udini. Ok. Vabbè, ok, non è che se li immaginano, sono molto veri. Semplicemente che col fatto che pioppano in giro e cazzi e mazzi vari, la gente dice: no, si matto un culo. È vero, te sta inventando tutto, eh. Comunque sì, cioè Ryan in realtà è cascato nella stessa cosa per cui lottava. Cioè lui diceva: io non me posso te godè quello per cui ho sudato. Però il fatto è che poi quando è arrivato qua sotto, col fatto che il 90% della roba l'ha costruita lui con i suoi soldi, giustamente diceva: è roba mia, perché non me la posso godere? Quindi alla fine essenzialmente ha fatto quello che per cui lottava contro. Non vale un cazzo. È scivolato. Aldo, sei caduto? È mutante, è caduto. Perché ogni tanto ci sono gatti morti? Cioè, cosa c'hanno gli sviluppatori di Bioshock con i gatti? Oh, ma che bellissimo dettaglio, perché l'ho congelata e così la schermata. Ma che cazzo dici? Ma è un altro gatto morto, posso fare la foto da gatto morto? No. Io sono io e voi non siete un cazzo. Cioè, è quella? Il marchese, eh sì? In superficie, una volta ho comprato una foresta. I parassiti affermarono che la terra apparteneva a Dio e pretesero che destinassi l'area a parco pubblico. Perché? Perché la plebaglia potesse starsene stravaccata sotto le fronde facendo finta che quello fosse il meritato paradiso. Quando il congresso decise di nazionalizzare la mia foresta, la incendiai. Non è stato Dio a piantare i semi di questa Arcadia. Sono stato io. Ha capito? Ha detto no, quella è mia. Cazzo volete, ma la so comprata io, ma la so piantata io. È mia. E visto che è mia, posso dargli fuoco. Non fa una piega. Un po' too much, però va bene. Hanno preso un concetto e l'hanno estremizzato. E ci hanno creato essenzialmente una persona. Figa come cosa, eh. Soprattutto per quell'epoca. Perché ricordiamo, bisogna sempre contestualizzare il periodo in cui è uscito un videogame. Ora pensa un secondo. Gli alberi che producono ossigeno. Cioè, essenzialmente noi, quando dice che respiriamo grazie ai suoi soldi, è per quello, perché lui ha piantato questi alberi. Noi respiriamo grazie a Ryan. Sì, l'aveva detto prima. Lui essenzialmente se la ride e se la canta da solo. È quella la cosa. È che lui ha fatto tutto quel discorsone sul se uno fa i frutti del proprio orto, le cose del proprio orto, che tu dici figata. Ma se tu vai in un luogo dove tutto è suo, tutto è stato creato da lui, tutto è gestito da lui, tutto è stato pagato da lui, tu ti stai infilando nella città di Ryan. Ergo, comanda Ryan. Mi sa proprio che se l'è ingulati a sangue. Cioè l'ha fregati nel modo più vecchio del mondo. E ergo, se Ryan ti dice che non lasci la città, non lasci la città. Pur di ammazzarci, sta distruggendo gli alberi? Serio, Ryan? Che tra l'altro Ryan giustamente avrà anche la sua scorta personale di alberi, quindi se moriamo noi sti cazzi. Però sti cosi, mi sa che adesso sono poppati fuori proprio perché ci sta il veleno, beh. Ah no! Si ricollegano la bambola voodoo! Cioè, sono tipo sempre simboli di quella roba lì, ecco perché stanno nascosti in giro. Perché hanno fatto tipo una sorta di malocchio, per quanto se possa dire. Che stanno proprio nascosti dietro le piante, adesso sono molto più visibili. Vabbè. Ho capito. Ah, perché col fatto che adesso ci sta il veleno è cambiata tutta la zona. Ma siamo in trip. Ma in realtà è un po' droga quella roba, perché se non si spiega. Hai bisogno di pace e tranquillità, installa travestimento, non muoverti. Allora io devo capire, veramente Dishonored ha preso il 90% dei talismani da Bioshock? Perché, cioè, questo è palesemente il talismano della statua vivente, da urlare veramente al pragio. Cioè, ma questi sono letteralmente le estremizzazioni delle persone che credono all'oroscopo. Si chiamano Saturnini. Ma che cazzo vuol dire? Ma porca puttana. Oh, boni, eh. Porco madò! Vaffanculo! Cheese! Pezzo di me! Comunque noi siamo diventati Stefano di Devil Within. È incredibile come cambiano le carte in tavola. Comunque non sembra mai nella vita un gioco così vecchio, per quanto è fluido nel combattimento e in tutto il resto, eh. Se non l'avete giocato come me, giocatelo, perché è veramente una figata sotto le mani. Salve lei! Ehi! Puttana!
Quanto mi piace la telecinesi. Aumento del danno più più. Figata sta cosa. Però potevano implementarla un po' meglio, perché è figa l'idea del fare la foto, che te lo analizza e tutto. Però diventa diciamo una piccola interruzione un po' troppo presente, perché se non lo fai non hai dei power up. Perché c'ho il vago presentimento che sta per inculacci? Che tra l'altro è una figata, io non ci ho pensato. Questo è come la cassetta delle lettere. Cioè ecco perché ci infila la roba e gli arriva. Questa è letteralmente la cassetta delle lettere. Madonna mia, stai giù. Devi esplodere. De che cazzo sono fatti? De pongo. Ipnotizza Daddy. Mi metto con la lingerie a ballare. Ma per quanto dura sta cosa? Io ho sbollato in fronte. Vabbè, ma perdonate, un po' troppo. C'è quella strisciata di merda. Le loro piccole dita erano vicino alle mie. Se non sapessi che è Ryan, direi che è un prete. Però dettagli. Ah, ma allora non siete così duri. No, no, troppo, troppo. Mi hai salvato. Eh? Ah, niente. Rosy, vaffanculo. No! Vieni qua! Puttana! Me l'ero dimenticato. Però ok, me l'aspettavo molto più duro. Invece no, sono fatti non depongo. Però neanche da adamantio. Allora, qua giù c'è il vento. Era entrato un attimo Michael Bay. Salve. Non t'avevo visto, vaffanculo. Ma poi, madonna, ti cominciano a sparare in bocca neanche Rocco Siffredi. Ma Dio madonna. Ma piano. Non ti notano fino all'ultimo. Poi ti trapanano fortissimo. C'è la lirica. Ok, non è che è un bordello dove fanno gli spettacoli. Ci stanno le slot machine. Vai, punta $10. Ma 20-25. Scusate, ma era cazzo o io posso mettermi a farmare soldi infiniti qua? Pinna, giocherino, spinna, no? Scusate, ci bannano. Allora, dritti non ci potremmo mai andare nella vita. L'hai sicuramente chiuso, giusto? Attenzione, il marchingegno si muove. Robettine. Che cazzo era? Ho visto tipo ragno. Tegna! Ok, perdonate. Ricombinante ragno, buona sapese. Cheese. Madonna, questa è proprio la patria, cioè la zona quella dei vizi. Ora entra nella mia casa. Ma manco per il cazzo, tu mi devi fare fortissimo. Andiamoci a filare qua dentro. Uno è ammesso dietro le quinte prima dello spettacolo, piccola falena. Tensione, 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 tensione. Mi sta con le palle a morsi. Eh? No, 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 troppo, troppo, troppo. Questo mi sta già sul cazzo a pelle. Questa devo interpretarla come borra o come pietra? Ci stiamo simpatici. Ma spero che ti esplodano le palle. Ma che te simpatico. Io spero che ti casca il cazzo. Mezzogiorno di fuoco. Ma magari sei proiettili. Dio madonna. Ma che cazzo. Raga, mi sentite sospirare perché c'ho ancora l'infarto in corpo. Devo dissiparlo. Salve lei, allora, per OnlyFans. Ecco, dopo la postiamo. Non aver paura. Toccalo. Sì zio, ma da come stai a fa e da come sono fatti loro è palese che ci hai sborato solo. Perdonate la schiettezza. Poi lui che fa, oh, neanche su Dark Souls. E mettiamo la fotina. Ma perché sembrano tutti arrapatissimi? Sono tutti giga arrapa. Appena ho preso la balestra è scappato. Vecchiaccia si è deciso a mandare qualcuno. Il figlio di puttana mi ha lasciato a gelare. Ho una posa perfetta per te. Ma che figata! Ah, ma tu sei il che è immune ai plasmidi? E botte sui denti no però. Oh, nessuno si muova, perché quant'è vera la madonna vi faccio esplodere. Fammi vedere. Fammi.
Madonna, mi hai fatto prendere un colpo. È entrata mia sorella, perdono. Ha fatto prendere un infarto. Infatti io sentivo tipo delle voci. Ho detto, aspetta, chi cazzo c'era? Mia sorella che mi parlava. La madonna. Però bello che puoi farti proprio la build melee, la build da hacker, la build da chi spara soltanto con i plasmi di figata. Ah, perché quindi l'ultima foto sarebbe dovuta essere la nostra. Non sparargli? Me lo stai chiedendo davvero? Che mi ha fatto? Mi ha rotto i coglioni fino ad adesso. Buono veramente. L'unico personaggio buono a Rapture è il personaggio morto, ragazzi. Ricordatelo sempre. Ryan! Ryan, un momento, eh. Non te posso sta a sentimmo. Ma come cazzo fai a sentire i dialoghi? Ogni tanto parte così a cazzo. Ryan nelle cornette, zittissimo, mezzo al puttanaio. C'è scritto delle telecamere? Il vandalismo è un reato grave. Botti, corri, corri! Scappa la mula! Via, 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 via! Efaestus! Le forge naniche queste sono. No, non è comando centrale di Rapture. C'è scritto ufficio di Andrew Ryan. Scusate, mi è stata più per il culo. È bello come ci siano ste freccette. Proprio se vuoi andare da lui, c'hai l'indicazione. Ah, ok, in realtà è fake. Cioè, ci stanno tutte le indicazioni che ci puoi andare, ma in realtà non te faranno mai entrare nel suo ufficio. Sigarette, alcol, bombolette esplosive. Questo comunque non è per niente un luogo che se per sbaglio tutti a fumare parte una scintilla. Là, fine. Ma porca puttana, veramente. Poi dici uno gli incidenti sul lavoro. Ma è volato! È scivolato il papà dalle scale, ragazzi. Ha fatto un porco di... Mi faccio esplode, eh? Avevo preso sta bomboletta, l'avevo puntata in basso. Se c'avevo qualcuno vicino era la fine. Neanche i talebani facevano così, eh. Io ve lo dico, non mi tentate. Buoni, eh. Bello come ogni volta che diventa buio e poi torna la luce, ci sto io con sta bombola di propano con l'accendino. Guardate come faccio, eh. È bellissimo. Oh, ci si è arrampicata sopra. Che cazzo vuol dire? Figata. Queste bionde gli danno tipo una mano, sparano pure loro con dei plasmidi o qualcosa. Grazie per avermi aiutato mentre c'è il paparino morto a fianco. Che cazzo era quel rumore? Ma perché ogni tanto mi sputano nelle orecchie? Ogni tanto c'è qualcuno che mi fa psst. Non ho riconosciuto la tipa che è venuta in negozio oggi. Aveva un paio di tette così. Non mi sarei mai immaginato di sentire il doppiatore di Nathan Drake che parla in finto spagnolo. De tette e de culi. È l'ultima cosa che mi sarei aspettato di sentire in vita mia. Le magie della 2K, hai visto, sì? Drake è stato a Rapture, e a quanto pare sì, ed era pure messicano. Sei lui, ma basta quella roba così, cioè basta schifo. Che tra l'altro, raga, è oggi. Oggi è il 0607. Perfetti. Buon Australia Day, ragazzi, sì. Avete visto che cosa si festeggia qui in live? È tutto voluto. L'ho fatto apposta in realtà, ragazzi. L'ho fatto apposta palesemente. Would you kindly? Stato del piccolo. Ci stavano creando per essere una macchina da guerra di distruzione. L'assassino ha superato anche la mia ultima difesa. E ora sta venendo a uccidermi. Alla fine, cosa distingue uno schiavo da un uomo? Denaro? Potere? No. Un uomo sceglie. Uno schiavo obbedisce. Credi di avere dei ricordi? Una fattoria, una famiglia, un aeroplano, uno schianto. E poi questo posto. C'era veramente una famiglia? L'aeroplano si è schiantato o è stato dirottato? È stato costretto all'atterraggio da qualcosa. Allevato e reso inerme per una vita. Finché non è stato attivato da una semplice frase del padrone. Chi è stato mandato a uccidere?
uno schiavo o un uomo? Uno schiavo obbedisce, un uomo sceglie. Ci hanno creato fin dall'inizio per uccidere Ryan. Ecco perché flashava malissimo. Entra. Fermati, per cortesia. Per cortesia. Would you kindly? Studente. Suona familiare. Per cortesia. 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 Dovresti andare all'ufficio di Ryan e uccidere quel bastardo. Siediti, per cortesia. Salta, per cortesia. Corri. Fermo. Girati. Un uomo sceglie. Uno schiavo obbedisce. Ma che figata. Un uomo sceglie. Uno schiavo obbedisce. Infatti io fin dall'inizio mi dava al cazzo sta cosa che costantemente diceva per cortesia, per cortesia, per cortesia. Ma che cazzo urdi? E invece era tipo la chiave di tutto. Questo anche un po' per giustificare il fatto che il giocatore non ha tra virgolettoni scelte, no? Perché ti dice per cortesia, quindi tu fai quella cosa. Che cazzo di figata. Fontaine. Futuristics. A parte sì che una volta che ti arriva sta botta di Ryan in faccia, pensare che Atlas sia Fontaine stesso. In realtà Fontaine era tutte quelle persone, ma giustamente c'avevano tutti quegli inciuci. Bellissimo plot twist, porca troia. Ci stanno a dare una mano le sorelle. E se qui invece fossimo stati stronzi? E se le avessimo uccise? Ma ho sbagliato? O perché ci vogliono far morire per farci rinascere in una cella di vita? No, ok, esatto, ci vuole far rinascere qua la Tenebaun. Paradossalmente è lei nostra madre. Tra l'altro col fatto che siamo stati creati qua, figata ancora più assurda, noi sul polso ci abbiamo il tatuaggio delle catene. Che ci si collega molto. Però domanda, perché tu mi stai dando una mano solo adesso? Cioè, lei ci ha riconosciuto. Perché non dirmelo? Perché comunque lei sotto sotto sta dalla parte di Fontaine. Ciao, vi ho salvato a tutte. Ma quindi noi siamo tipo il primo esemplare di fratellino. E paradossalmente sì, sono tutte mie sorelle. Cioè, se noi siamo stati creati tutti da lei, paradossalmente loro sono sorelle a me. Ma chi è? Ma come? È quello che mi ha salvato. Oh, ciao. Tu sei quella che stava in cima al Big Daddy, bastarda. Ti seguo, dimmi tutto. Madonna quante. Eccolo, è lui, quello che ci salverà tutti. Ciao. Cioè, se adesso parte il gameplay in cui collaboriamo con le sorelline, davvero si sente tanto la cosa del Big Daddy, eh. Ce n'erano di meno e tutte le sorelline dicevano è un mostro, un assassino, scappate e si nascondevano. E beh, giustamente. Immaginate una persona che è molto avida. Questo è tutto Adam, eh. Fontaine, non vedo l'ora di pisciarti in bocca, eh? Se non rispondi alle vecchie canzoni, ho questo codice giallo. Ordina di cervello di dire ore di cessare di battere, ma non immediatamente. No, il cuore è un muscolo.
Ma che figata! Quando sarai libero dal controllo di Fontaine, potrai avere la tua vendetta. E potremo strappare le mie piccole dalle sue luride grinfie. Guarda che tu è inutile che continui a fare tutta la santarellina, hai pure tu una stronza, eh. Ha usato il Death Note, sì, però noi siamo più forti, eh. Pezzo di merda davvero. Madonna, che depressione. Tutto sto caos. Ste persone morte, le bambine. Tutto per fottese una cazzo di città. Tutto sto puttanaio per fottese una città. Ma Cristo, Madonna. Ehi! Cioè, minchia, ma ci ridurrà sempre di più la vita. Ho capito, arriviamo da lui che ci abbiamo una HP. Ah, è roba di Cohen. Vabbè, ballate, che chi vi rompe? Fatevi... Non mi è attaccata alle spalle, spero, no? Fatevi i cazzi vostri, mi faccio i cazzi mia. Vabbè, ma perché dovrei ucciderli questi? Si stanno facendo i cazzi loro. Oh raga, ma che cazzo ci posso fare io? Sono passato vicino a qualcosa e è esploso. Dove stai? Che ti faccio subito rincontrare con la tua amata. Io volevo lasciarli in vita. L'ho toccato e è esploso tutto. Ah, perché era una trappola. Perché tu prendevi i pallettoni e questo cadeva. Che figa come cosa però. Contiene quasi sempre una grande quantità di materiali per invenzioni. Test. $80. Ok, adesso li uccidiamo sempre. Salve. Ma che figo questo. Si era modificato per assomigliare a Ryan. Una versione molto brutta, tipo quelle persone che vogliono assomigliare ai famosi e si fanno tutte brutte. Però figata. E mi ha dovuto comunque colpire la mia stessa torretta. Che cazzo spari a UFO, Dio Madonna! Fatemi entrare che uso la mia tecnica definitiva. Questa raga è incredibile. Questa è una cosa incredibile. No, devi prendere quello. Il kit! Non far salire la bolletta! Ok, figata, perché giustamente è un siero antiplasmide. Quindi c'ha tipo scombussolato. Appunto, ha prodotto degli effetti collaterali. I tuoi plasmi sono diventati instabili e sei temporaneamente impossibilitato a sceglierne quale equipaggiare. Così ti forzano anche ad usarne altri. Ma che figata! Ah, c'è proprio ogni tanto blippo e li cambio. Ma che figata! Cos'è incenerimento 3? Ma cambia anche esteticamente. Ma che figata, c'ha le dita ancora più tipo bianche slash verdi, perché più il calore sale su qualcosa e più cambia il colore, no? Ma che figata! Ho notato qualcosa scritto dappertutto con la vernice. Atlas vive. Non so che significhi, ma qualcosa mi dice che per questa gente è importante. Che cazzo vuol dire non sai che significa? Atlas vive, chissà che cosa significa. È uscito un nuovo drink al bar. Ma che cazzo ti sei fumata? Hai trovato un cadavere e una scritta Atlas vive. Sarà che c'è sta una rivoluzione? Cadavere! Cadavere 2! Mi chiamavano il Gesù Cristo dei cadaveri, ragazzi. Ne prendo uno, diventano due. Allora, questa cosa io a inizio serie la adoravo, ragazzi. Sta diventando un piccolo parto. Questi sono uno di quei minigame che inizialmente fai dai, figata, assurdi. Poi alla 47esima volta che li fate volete strapparvi le palle a morsi. È un bambino. No, no, The Space, infatti ci muoio, ragazzi. Sappia, cioè, a un certo punto mi tempro, perché mi tempro. L'inizio sarà greve. Il legame di protezione non si forma. Papà Suchan. Stai lontana. Forse se modificassi la sequenza genetica per... Papà Suchan. Via! La sequenza genetica... Papà Suchan! Papà Suchan! Levati di mezzo, schifoso mostriciato! Cosa... Cosa stai facendo? In realtà l'aveva fatto l'imprinting. Cioè era riuscito. Quindi gli ha dato uno schiaffetto. Questo è partito e l'ha trivellato nel buco del culo. Però vedi, te lo potevano mettere non cadavere ma su Chong, no? Andiamo con questo, un po' del gel elettrificante. Sì, ho capito, ma se c'ho l'inventario pieno non me lo fare craftare. Ma porca ma... Beh,
Daddy, guarda, sarai pure forte, ma fai un puttanaio. Madonna, sei un rumore. Sei un cazzo di rumore vivente. Daddy, raga, mi sta a far venire il mal de mare. Cioè, averci la telecamera costantemente che sballonzola così mi sta facendo venire lo sbocco. No! Oh, il gatto con gli stivali. E tanto è bello che la chiave inglese ci ho fatto casa adesso, è congelata. Cambia l'estetica. Quindi sta per arrivare l'ira di Cristo. Sì, ho capito, ma se ne distruggo un tot, Dio Madonna, mi ha mandato la fanculo l'allarme. Ero Genji, Dio Cristo. Ma Dio Madonna, che cazzo devo fare? Bello che però una cassaforte del cazzo qua c'aveva l'allarme perché lui era Fontaine, perché era la sua stanza. Il Gonzo è proprio dietro di me. Il Gonzo, sì, è un gergo tecnico per dire il figlio di put... Vedi il sistema di controllo della tuta? Sei a good. Premilo. Questo è il primo passo per farti diventare uno di quei disgustosi Big Daddy. L'unico modo che hai per superare la porta da cui è passato Fontaine è fartela aprire da una bimba. E si fideranno di te solo se avrai l'aspetto, la voce e persino il fetore di uno di quei grossi bruti puzzolenti. Ok, è meno greve di quel che mi aspettavo. Io pensavo che dovessi diventare un Big Daddy. Invece no, te dice, guarda, devi prendere tutta l'apparecchiatura e farne la sorta di veci. Stivali del Big Daddy. Dobbiamo trovare essenzialmente il set. Cioè, ce li stiamo mettendo piano piano. È il rumore degli stivali del Daddy. Ci ho rifatto caso adesso. Ok, è quello, infatti. Oh, tu sei una cosa. Raga, io no. Cioè, c'ho sempre quel cazzo di attimo di ragionamento che non riesco a fare. Ci devo pensare se sparargli. Io c'ho veramente il tiro con svantaggio per la percezione di ste cose. Torrette di merda. Dovrai recuperare 3 feromoni così da puzzare disgustosamente. Proprio come un Big Daddy. Vabbè, ho capito, zia, pure meno cattiva. Se rimani sempre vicino a un amico. Madonna, perché giustamente le infilavano qua dentro. Angelo. Questo piccolo angelo c'ha la cosa. Perché le persone morte gli hanno messo l'imprinting che sono angeli e devono prendere l'Adam. Campione di feromone tra i giocattoli. Ah, ecco perché ci fanno con questa cosa. Perché è con questo che gli davano i regali. Madonna, belli sti dettagli però, eh. Sono tutte le brave bimbe, mietono. Infatti gli hanno messo anche zzz, stanno dormendo, non sono morti. Nascondiglio, madonna, ma che belle ste cose. Dove le operavano, gli toglievano tutti gli abiti. Cazzo vuol dire portafogli pieno? C'avevo il portafogli pieno. Portafoglio non è mai pieno. Raga, no. Questo mi scava in canna. Io penso che lui si sia appena fatto trapanare la gola. Sì, sì, è uno scavagola. Cioè, perché ti fa tipo le corde vocali. Cioè, non è che noi ci stiamo trasformando così giusto per... Giusto perché non abbiamo magari l'altro trattamento del cacchio. Ma poco ci manca. Cioè, perché mi sembra strano che il nostro protagonista si fa scavancanna. Fa tutte ste cose. Deve proprio volerlo ammazzare. Cioè, perché vuol dire che lui è talmente che vuole aprirlo di legnate. Che lui ha detto, sì, sì. Cioè, mi trasformerò le corde vocali a vita in un ammasso di mucchio. Gugni. Casco da Big Daddy, Rosy. Ma posso sceglierlo? O devo essere forse un Rosy? Che palle. Diventa un Big Daddy. Oh, addirittura la vita. Però questa mi sa che è umana. Eh sì. Ti sarei estremamente grata se fossi gentile con le bambine. Oh, c'hanno la porticina per loro. È arrivo, devi aprirla tu la porta, signorina. Sì, infatti potevano fargli un piccolo cambiamento estetico, mettergli dei guanti, delle cose. La volta scorsa abbiamo preso proprio i guanti, gli stivali, la tuta, il casco. Oh, ma che cazzo? Ma così? Va bene, devo andare avanti io. Pezzi di merda. Ma così a tradimento? 6 per 2 fa limone. Sai che le sabine...
6x2 fa il limone. Però perché test subject? Questo magari era un percorso che facevano fare alla bambina per vedere se si era imparato a fare le cose come dovevano essere fatte. Ma che tra l'altro poi l'età come funziona queste sorelline? Sono passati gli anni ma continuano ad essere piccoline. Ma io sto qua tranquillo, tu fai le tue operazioni chirurgiche. Tu fai. Sentila come rite. Masochista bastarda sta bambina. Però che bellina. Voglio essere un daddy, voglio essere. Cioè, vabbè, avete capito. E ho capito. Scusate, ma perché sono immuni adesso? Ragazzi, mi raccomando, fate anche voi questo test. Mettetevi frascichi dentro la cazzo di bagnarola e lanciate dentro un phon acceso. Voglio vedere che cosa... No, non lo fate, per favore. Tanto sta siringa molto... Ah! Ok. Proviamo Fontaine rimpinzato con tutto l'Adam e lo ammazzano le sorelline. Bannalo, si spoilerà da solo. Che ho fatto? Ci ho azzeccato sul finale, eh? Vabbè, raga, ma se mi date un attimo il tempo... Potete capire che cazzo c'ho davanti. So che sembro rincoglionito e lo sono, però non così tanto. Siamo amici io e te, no? No? Bambina, te devi togliere dal cazzo. Mi si mette dietro così. No, no, vai. Vai a fare a botte, stronzo. Oh, oh, l'ultima cosa. Non è per niente una stanza pre-boss, ragazzi. No, signora, no. Infilzalo nell'uomo cattivo. Che bellina. Dammi un attimo, dove sei? Ma raga, ma è diventato veramente Armstrong. Ma che cazzo vuol dire? Madonna, quanto grosso sto coso. Ah, ma pure tu. Ci andiamo con la chiave, ci provo così poco. Dai! No! Stavo partendo standing here. Però ci lasciamo a fare con la chiave. Bello. Minchia, secondo me lui con una build melee lo devastate. Sgaratelo, porca puttana! Sentile come vanno! Ti avevano offerto la città. E tu l'hai rifiutata. Cosa hai fatto invece? Quello che hai sempre fatto. Le hai salvate. Hai ridato loro ciò che avevano perso. Una possibilità. La possibilità di imparare. Di amare. Di vivere. E alla fine, qual è stata la tua ricompensa? Non ne hai mai parlato. Ma credo che tu lo sappia. Ma ho capito, ma così brutalmente, cioè proprio po', doppio gancio sui denti e finisce. Ok, ci avevo preso, però, ma toh, perché non ne hai mai parlato di quello che volevi, una famiglia vera magari.